Dopo la legge comunitaria arriva un altro provvedimento un po' velenoso, cioè velenoso nel senso che dentro un bel pacchetto infiocchettato da un bel titolo si nascondono alcune polpette avvelenate. E il bel titolo è furbetto perché di fianco alle disposizioni per l'adeguamento normativo in materia ambientale voi inserite a favore dei territori colpiti da eventi sismici. Beh, quanto pesano le due parti nel provvedimento? Bene, l'adeguamento normativo in materia ambientale sono 42 articoli, 2 per territori colpiti dai eventi sismici, di cui uno riguarda i territori dell'Emilia-Romagna, ma è lo stesso articolo che abbiamo già approvato 2 volte in questa legislatura, ed è la proroga del fondo per la gestione rifiuti nei comuni interessati dal sisma. E questo provvedimento di per sé è apprezzabile, ma è sempre stato inserito in legge di bilancio o di assestamento, quindi non c'era nessuna necessità di inserirlo all'interno di questo provvedimento. Arrivava nella legge di assestamento e non parlavamo di sisma all'interno di questo provvedimento. L'altro articolo riguarda l'utilizzo dei fondi raccolti sul conto di solidarietà, aperto già ad agosto 2016, per destinare i fondi agli interventi di protezione civile. Anche questo si poteva già fare o nel bilancio di previsione a dicembre, il conto era stato aperto ad agosto e quindi non c'era problema, oppure potevamo benissimo farlo nella legge di assestamento. Quindi bene, secondo noi è vergognoso utilizzare nel titolo del provvedimento i territori colpiti da eventi sismici, un po' come scudo umano, per addolcire le polpette avvelenate che si nascondono nel provvedimento. E veniamo alle polpette, dopo l'antipasto veniamo alle polpette avvelenate. Essenzialmente, come già qualcuno accennava, la discussione più grossa è stata su quella parte che va a snaturare la legge 16, la virtuosissima legge 16 sull'economia circolare, perché quell'articolo 31 era il 22, elimina di fatto il ricorso alle gare per l'affidamento del solo servizio di raccolta di rifiuti, dando l'intera responsabilità essenzialmente del servizio integrato di nuovo ai grandi player. Noi da sempre chiediamo di separare la fase di raccolta da quella di smaltimento e recupero. Bene, nella legge 16 in parte questa cosa si poteva realizzare perché chi vinceva il servizio di raccolta poi doveva vendere la frazione differenziata sul mercato. Bene, visto che fra l'altro la nostra regione è già finita sotto l'occhio dell'autorità per la concorrenza riguardo ai rifiuti, proroga indebita degli affidamenti e anche problemi sulla gestione della frazione differenziata da parte dei gestori dei servizi, ecco, con questo articolo voi tornate proprio indietro e ingessate di nuovo perché date di nuovo in mano la materia della differenziata che è importante a chi fa la raccolta. E non aprite il mercato. Adesso vi siete assestati un attimo, prima eravate sul 25, adesso siete andati sul 30, però essenzialmente in questo modo rendete impossibile anche gare con durate di affidamento congrue, perché se noi diciamo che tutta la differenziata va messa sul mercato, bene, la durata degli affidamenti sicuramente può essere più breve, di 5, eventualmente prorogabili a 2 anni. In questo modo invece voi blindate di nuovo le gare e le rendete obbligatorie di almeno 15 anni e quindi riblindate di nuovo tutto il sistema dei rifiuti in Emilia-Romagna dopo aver prorogato le proroghe delle proroghe. E fra l'altro, secondo me, vincolate anche a fare gare su bacini troppo ampli, invece facendo gare più piccole solo sulla raccolta, davate la possibilità di adempiere al codice degli appalti che dice che sui servizi devono avere possibilità di concorrere anche le piccole e le medie, piccole e medie imprese e piccolissime imprese. Bene, in questo modo voi non lo permettete più. Praticamente rendiamo ancora la gestione del servizio un quasi monopolio. Fra l'altro con Atersir sottodimensionata che no, e con risorse insufficienti di personale e di organico che non riesce a controllare, e qui abbiamo tutta di nuovo la storia dei PEF, non ha strumenti per controllare l'operato dei grandi gestori. Anche qui ripeto, premio Nobel di qualche anno fa che dice che nei servizi di quasi monopolio serve un'autorità che abbia degli strumenti importanti legislativi e di personale per controllare quello che fanno quelli che lavorano nel quasi monopolio, perché altrimenti poi si gestiscono come vogliono loro.
Quindi questa modifica legislativa, secondo noi, non è coerente col codice degli appalti né con le disposizioni dell'autorità garante della concorrenza. Due, sempre legge 16, agite sul fondo incentivante. Il fondo incentivante era previsto inizialmente, anche nella proposta di legge popolare, per premiare i comuni virtuosi. Si arrivò ad un compromesso nella legge 16 dicendo va bene, questo lo faremo a partire dal 2020, quando destineremo 2/3 e 1/3, adesso dividiamo 50-50. Bene, voi oggi tornate ulteriormente indietro perché dite, togliamo la parte destinata ai centri per il riuso e alle iniziative dei comuni, quindi su quei 10 milioni andiamo a togliere 1 milione di euro, rimangono 9 milioni e li dividiamo per due. Quindi ai comuni virtuosi arrivano 4 milioni e mezzo, ai comuni non virtuosi arrivano 4 milioni e mezzo. Bene, abbiamo tolto un ulteriore 500.000 ai comuni virtuosi. Secondo noi questo è un depotenziare ulteriormente la legge 16. Bene, inoltre, e qui invece parlo più in generale del provvedimento, il nostro statuto ci spinge verso i testi unici. Vabbè, va bene non fare un testo unico, ma in questa legge, quando inseriamo diversi adeguamenti normativi, secondo noi era opportuno inserirli nelle rispettive leggi di riferimento. Inseriamo degli articoli che galleggiano all'interno di questo provvedimento, che sono paralleli ad altre leggi, ad esempio la legge 16, e li lasciamo qua pendenti. Un esempio sono gli articoli 40 e 41, che introducono delle sanzioni che fra l'altro riguardano i gestori del servizio rifiuti o riguardano la tariffa puntuale. Li lasciamo galleggiare qua per conto loro mentre andavano inseriti nella legge 16. Bene, noi qui proponiamo degli emendamenti proprio in questo senso. Addirittura anche l'articolo 39, dopo non siamo stati a fare un emendamento su tutto, anche qui diamo ad ARPA delle competenze sul demanio marittimo, bene, allora andiamolo a scrivere nella legge 13, o andiamolo a scrivere dove si parla di demanio marittimo, non lasciamolo penzolante qua, perché poi chi deve andare a leggersi o a interpretare le norme della Regione deve andare a saltellare su più provvedimenti normativi. Vengo ad alcuni emendamenti, in particolare l'emendamento numero 1. Parliamo in questo provvedimento anche del regolamento di Polizia Forestale. Dite cosa deve fare il regolamento di Polizia Forestale. Fra le varie cose che deve fare questo regolamento ci venite a dire, ed è bene, che il regolamento di Polizia Forestale deve normare anche l'autorizzazione per il transito nei boschi, nei percorsi fuoristrada, sulle piste e sulle strade forestali, sulle strade interpodelari, nelle mulattiere e nei sentieri. Bene, dopodiché inserite nell'articolo successivo le sanzioni. Bene, le sanzioni riguardano solo una parte di quello che è definito nel regolamento di Polizia Forestale. Quindi non ci saranno sanzioni per chi transita fuori strada, su piste e strade forestali, su strade podelari e interpodelari, nelle mulattiere e nei sentieri. Questo a noi sembra una stortura che va sicuramente corretta, perché se creiamo un regolamento di Polizia Forestale e quello deve essere adempiuto, anche le sanzioni devono essere coerenti. Per finire, presento un ordine del giorno in analogia a quanto fatto già per quanto facemmo all'adeguamento della normativa AIA. Siccome qui si fa riferimento più volte alle procedure di VIA e di VAS, quando aggiornarmo la normativa AIA, facemmo un ordine del giorno che poi fu adempiuto e richiedemmo che il sito delle richieste AIA fosse aggiornato con la tecnologia dei feed RSS. In pratica è una tecnologia che, se uno si iscrive a quel sito e clicca l'apposito bottoncino, rimane costantemente aggiornato sulle modifiche di quella pagina, di modo che uno non sia costretto tutti i giorni ad andare a vedere le modifiche che avvengono su quella pagina. È una cosa importante perché i cittadini, le associazioni, ma anche le imprese sono costrette altrimenti a andarsi a vedere giornalmente o settimanalmente se sono state inserite nuove richieste o ci sono state delle modifiche. Bene, noi chiediamo che questo sia fatto, come è stato fatto per l'AIA, anche per la VIA e per la VAS. Per questo appunto ho capito che comunque c'è un lavoro in corso, però chiediamo che sia adempiuto prontamente, perché è un servizio che facciamo di trasparenza e di informazione ai cittadini. Grazie.